Allora, oggi faccio il video fuori, spero appunto che non si sentano praticamente troppi rumori, e così qua oggi con il panorama della mia Etna, appunto faccio il video fuori, così magari è un po' più illuminato e vedete meglio, anche se in realtà come sapete ne sono trucchi. Allora, vedete questo qua che sarà appunto la mia merendina, si tratta di una crema fredda al choco caffè, è stata praticamente quei preparati della crema, per ora è congelato, però nel frattempo che parlerò diventerà una crema con il caldo che fa. E appunto quei preparati, siccome era in sconto, appunto l'ho presa. Poi mangerò le mie buonissime albicocche dell'orticello di mia nonna. Voi sapevate che praticamente all'interno dell'albicocca c'è praticamente il nocciolo, non so come si chiami, e all'interno c'è praticamente una cosina che sembra una mandorla e praticamente si può mangiare anche quella. Voi lo sapevate, ho letto anche che ha delle buone vitamine e anche un ottimo antifame. E quindi a volte praticamente lo faccio, ma comunque non c'entra niente con il discorso, beh, ditemi voi. E poi volevo farvi vedere, prima appunto di iniziare il video, guardate cosa mi sono fatta, spero che non vi impressionate, ma mi sono praticamente ustionata con la griglia del forno. Non potete immaginare il dolore che ho avuto, un dolore assolutamente assurdo. E se avete consigli appunto da darmi su cosa metterci sopra, consigliatemi pure. Io praticamente subito appena mi sono bruciata ci ho messo sopra il gel di aloe e mi sembra che praticamente mi abbia un po' aiutato. E adesso ci sto mettendo il burro di karité e in realtà acqua di ciabatta cottage mi ha detto che sarebbe l'ideale l'olio di neem, però io non ce l'ho e qui anche sarebbe impossibile praticamente trovarlo, quindi ci ho praticamente rinunciato. Allora, vabbè, tralasciando tutti i discorsi, se avete consigli, ditemi pure. Allora, ragazze, come ovvio, ovviamente sono sempre stata interrotta nuovamente. E allora, nel frattempo qui si è sciolto quasi, posso mangiarlo. Allora, praticamente, poi inoltre volevo dire che mi dispiace per le persone, le ragazze. Sono diverse che hanno chiuso praticamente i loro canali e ovviamente erano dei canali che mi piacevano tanto, altrimenti non ne parlerei. E mi dispiace un po', però magari rispetto le loro scelte, anche se appunto chissà, nel mio cuoricino in realtà spero che ritornino. Non le critico perché magari non so in realtà le decisioni di questa scelta. Comunque, questo è il video di testa che volevo dirvi. Siccome ci sono dei prodotti dei quali praticamente mi sono innamorata e sono sicura che appunto ricomprerò anche generali magari e non di marche, volevo dirvi se a voi interessa, perché voi sapete io non faccio mai dei video di review perché non ho mai praticamente il tempo, però appunto volevo chiedervi se a voi interessa, facevo dei video dove magari dei video brevi così parlo solo di un unico prodotto perché lo amo e eccetera. Se a voi interessa appunto fatemi sapere. E appunto cercherò appunto di fare dei video unici per ogni prodotto perché lo amo e così via, fatemi sapere. E questo è il video dei prodotti terminati, questo mese ho terminato parecchi prodotti e cercherò appunto di parlarvene brevemente per non fare il video lunghissimo. Allora, vedrete prima di questo video in realtà un'introduzione, ma si tratta di un altro giorno in quanto avevo provato praticamente a fare questo video, ma poi alla fine praticamente non ce l'ho fatta perché appunto sono venute degli ospiti e quindi cerco praticamente di farlo oggi sperando di non avere interruzioni. Allora, si tratta dei video prodotti terminati dal mese di giugno. Devo dire che questo mese ho terminato davvero tantissimi prodotti e ne sono anche abbastanza soddisfatta perché voi sapete la mia voglia di comprare praticamente non termina mai, quindi ovviamente devo anche finire i prodotti, però li termino con piacere, cioè non è che praticamente li termino con obbligo. Allora, cerco di parlarvene brevemente. Voi sapete che questo video lo faccio in collaborazione con Valle Blu, però mi ha detto che lei non potrà farlo praticamente ogni mese e quindi lo farà una volta ogni tanto, però per me appunto la collaborazione può rimanere lo stesso, senza alcun problema.
Allora, vi parlo immediatamente di questi prodotti terminati. Questo prodotto si tratta praticamente dello shampoo, no scusatemi, della gel doccia, della Yes To Cucumbers, praticamente la linea Cetrolo. Cosa dirvi di questo? Che è veramente ottimo, cioè di un bagnoschiuma, cosa si può dire? Praticamente lava molto bene, così come praticamente quasi tutti i bagnoschiuma, ha un inci perfetto. E ora spero che non cambiano anche l'inci praticamente di questo, così come praticamente è successo per altri prodotti della Yes2. Aspettate che cerco praticamente di trovarlo e magari di mostrarvelo. Lava bene, ha un ottimo odore. Il suo costo è abbastanza elevato perché 500 ml di prodotto costa 10 euro, però in realtà io l'avevo preso i saldi e ne costava solamente 5 euro, quindi diciamo che come prezzo è abbastanza elevato, però di solito io i prodotti che si trovano da Sephora li compro sempre con lo sconto del 20%, comunque del 15%. Allora vi faccio vedere l'inci, come potete vedere è tutto verde, c'è qualche giallo e poi alla fine ci sono gli allergeni del profumo che sono rossi. Diciamo che non è perfetto, però comunque è abbastanza buono come inci. Passiamo a un altro prodotto, sempre della Yes2, per puro caso, questo mese è terminato, queste salviette, le salviette sempre della Yes2 Cucumbers, quindi della stessa linea Cetriolo. Io non so il prezzo praticamente di queste salviette perché io le ho comprate con il set che vi avevo mostrato nel video passato, che costava 25 euro il set con la crema viso e con il gel contorno occhi, però se non mi sbaglio costano comunque all'incirca sulle 5 euro e sono 25 salviette. Cosa dirvi? Queste salviette sono ottime, puliscono veramente molto molto bene. Diciamo che non so per quale motivo a volte mi provocano lacrimazioni e a volte no, quindi non so dirvi il perché, appunto, a volte mi lacrimano e a volte no. Vi mostro l'inci, è completamente verde, poi c'è qualche giallo, diciamo, quindi non sono perfettissime, però diciamo che sono buone. Io le salviette in realtà le odio. Le utilizzo solamente proprio quando non ne posso fare a meno, quando praticamente la sera sono talmente stanca se torno da un posto, perché di solito mi trucco solo il sabato e la domenica, e quindi le utilizzo solo quando sono talmente stanca da non riuscire a struccarmi, a fare tutto praticamente il procedimento che faccio di solito, perché altrimenti il mio struccante preferito rimane sempre l'olio di cocco, che scioglie qualsiasi cosa in 30 secondi e non mi brucia assolutamente. E poi l'odore è fantastico. Questi hanno anche un certo odore, questo devo dirlo, che però comunque va via, voi sapete la mia avversione verso gli odori, però li trovo dei buoni sostituti quando praticamente non si può utilizzare un vero e proprio struccante. E quindi diciamo che le consiglio perché comunque hanno un buon inci in confronto a quello che io riesco a trovare nel mio paese. Un altro prodotto che ho terminato e che mi è piaciuto veramente tanto, si tratta praticamente del tonico della BioArt Aloe Base Tonico Delicato. Si tratta veramente di un tonico super delicato, il suo prezzo era di 10 euro per 200 ml. Ecco, il fatto che sia 200 ml mi ha dato un po' fastidio perché praticamente sembra non terminare mai. Considerate che l'ho iniziato praticamente verso il 7-8 gennaio, lo ricordo perché l'ho comprato subito dopo delle feste. E praticamente mi è terminato ora, cioè praticamente mi è durato ben 6 mesi, quindi un po' mi ha dato fastidio perché utilizzare sempre lo stesso prodotto un po' poi mi annoia, però non posso dire niente. Si tratta di un ottimo prodotto, non tira per niente, non ha un odore forte, non ha un odore fastidioso, anzi io quasi praticamente non ne sento l'odore, come potete vedere ne è rimasta una goccina per altri 2-3 giorni. Non ha un odore forte, è super delicato perché è indicato per pelle sensibile e iperattiva, quindi io lo consiglio, a me è piaciuto tantissimo, non tira la pelle, perfetto, cioè io ormai mi sono abituata all'uso del tonico e lo utilizzo con piacere, quindi lo consiglio, 10 euro per 200 ml, ma dura, come già vi ho detto, ben 6 mesi, quindi cioè, lo trovo un ottimo affare. È un prodotto che avevo comprato
nell'erboristeria del mio paese, però comunque lo si trova anche su internet, nei posti dove praticamente c'è questo marchio della Bioerbe, che comunque è un ottimo marchio, e mi piacciono molto i loro prodotti per come sono fatti. Un altro prodottino di cui vi voglio parlare è questo qua, praticamente il sapone liquido della Bio Bio Baby. Di questo mi è piaciuto un sacco, questo sapone veramente a me è piaciuto tantissimo, è la camomilla biologica. Non l'ho utilizzato solamente per le mani, ma a volte l'ho utilizzato anche come intimo e anche per lavare il corpo, perché proprio mi piace la sua profumazione. Poi ha un prezzo pochissimo, 300 millilitri. E 300 ml sulle 3,50 euro, comunque questa cifra, veramente bello. Io l'ho comprato in realtà su internet, però se appunto lo trovassi da me, ho letto che si potrebbe trovare anche all'Ocean, lo prenderei, ne prenderei anche più di uno, perché mi è piaciuto tantissimo sia per le mani, anche per quanto riguarda l'intimo, non mi ha bruciato, proprio mi piace un sacco l'odore. E poi quando secca utilizzare le saponette, questo è veramente ottimo, quindi lo straconsiglio. Poi è volato qualcosa. Allora, un altro prodotto che vi straconsiglio, praticamente oggi tutti i prodotti che consiglio, che appunto mi sono piaciuti tanto, si tratta della Ye Care della Martina Gebhardt. Allora, questo praticamente è il contorno occhi. Questo contorno occhi io praticamente lo utilizzo solamente la sera, perché secondo me utilizzarlo la mattina per me è impossibile. Perché vi dico subito che è una crema corposissima, ma proprio corposissima, cioè proprio grassissima. Io infatti la metto la sera proprio prima di addormentarmi, la metto sia sotto l'occhio che praticamente sopra la palpebra, e comincio a picchiettare con le dita delicatamente, e anche se mi resta umida, per me non è assolutamente un problema, visto che praticamente comunque sto andando a dormire, quindi c'è chi se ne frega. Ma la mattina appunto troverete il contorno occhi semplicemente stupendo, bello morbidissimo, cioè a me piace proprio tanto. Però come vi dico, almeno per quanto riguarda la mia pelle, è un contorno occhi che potrei utilizzare solamente di sera, perché appunto la trovo molto corposa e molto grassa, ma mi piace un sacco. Infatti sono sicura che appunto la ricomprerò, però per l'inverno, perché in estate magari non ho la pelle secca così come praticamente in inverno. Quindi la consiglio. Il prezzo non lo ricordo, credo che sia sulle 8-9 euro per 15 ml di prodotto, ma che a me è durato tantissimo. In realtà dovrebbe durare 3 mesi, però se voi lo tenete bene, o almeno è scritto così piccolo che io neppure riesco a vederlo, però mi sembra che sia 3 mesi, e a me è durato per 6 mesi. E non ha cambiato assolutamente consistenza, perché i prodotti della Martina Gebhardt in realtà cambiano consistenza quando iniziano a separarsi gli oli, e quindi ve ne accorgerete subito. Però se li tenete bene, poi soprattutto comunque nel mio paese fa abbastanza freddo in inverno, si è mantenuto bene e quindi è durato parecchio. Quindi io questo appunto ve lo consiglio, a me è piaciuto proprio tanto. I prodotti della Martina Gebhardt a me piacciono, e bisogna appunto trovare quelli giusti per... Allora, poi un'altra routine che facevo praticamente la sera, metto il contorno occhi, e poi praticamente la sera mi faccio lo scrub alle labbra con questo qua, della Lush, il Labbra Cadabra, che mi piace tantissimo, anche perché me lo mangio, perché praticamente ha il sapore della fragola, piace tantissimo, e sicuramente sarà una compra o che farò o che cercherò di creare magari, perché lo trovo buono. Diciamo che il prezzo è abbastanza eccessivo, credo che quasi sugli 8 euro. L'ho comprato però parecchio tempo fa, quindi devo dire che mi è durato sicuramente un bel botto, 8-9 mesi sicuramente. È buono, lo bagno, scrubba decisamente. Lo si potrebbe anche fare in casa. A me piace tanto. E infatti la sera mettevo questo, e poi subito dopo mi metto il balsamo labbra della Martina Gebhardt, che mi è dispiaciuto un sacco che sia finito, e appunto sarà un'altra di quelle compere che farò assolutamente, perché come mi rende le labbra
Il balsamo della Martina Gebhardt in realtà non lo fa nessuno, devo proprio dirlo, nessuno. E ho tantissimi, ho provato, sto provando, ho provato anche diversi balsami labbra, ma come questo non ce n'è. L'unica pecca è che praticamente bisogna prenderlo con una palettina o comunque con le dita, quindi il più delle volte lo utilizzo quando sono a casa e non quando sono fuori. Il suo prezzo in realtà non me lo ricordo assolutamente, però comunque dura tantissimo. Anche questo è un piccolo vasettino di 15 millilitri, però vi assicuro che pur essendo di 15 millilitri durano veramente veramente tantissimo. E quindi ve li straconsiglio perché durano parecchio. E poi, ah, ecco, c'è un altro prodotto, mi stavo dimenticando, che è dentro questa bustina, però in realtà non è la sua confezione vera, e si tratta praticamente di un balsamo della Lush, il balsamo mano nella mano, che adesso credo però non so se esista. Io in realtà non l'ho utilizzato per le mani perché io praticamente ho un'avversione a mettere le cose nelle mani, soprattutto cose che fanno odore. E l'ho utilizzata appunto per i piedi e posso solo dirvi che praticamente me li ha resi morbidissimi, morbidissimi e mi è piaciuto tanto come questo utilizzo per i piedi, però per le mani io odio mettere balsami corpo nelle mani perché poi praticamente non potrei toccare più niente per delle ore e quindi in realtà non utilizzo i balsami per le mani. L'ho utilizzata appunto per i piedi e mi è piaciuto tanto. Ecco, mi sono dimenticata di guardare l'inci. Se aspettate un momento, magari lo cerco. Allora, ragazzi, in realtà non sono riuscita a trovarlo, quindi credo che non lo facciano più. C'è praticamente uno che si chiama Mano Ciao, ma non credo che sia praticamente la stessa cosa. Quindi non so che dirvi, era veramente ottimo, morbidissimo, sicuramente era fatto con burro di karité, i soliti burri. Un altro prodotto che ho terminato sono i dischetti dell'Isere, dell'Idol, che però ho buttato la bustina perché appunto l'ho dimenticato. Però devo dirvi che sì, mi sono piaciuti, sono un'ottima alternativa a quelli del fior di Magnolia, però in realtà a me quelli fior di Magnolia, visto che li trovo, mi piacciono molto di più. Sono molto più resistenti, li trovo molto più resistenti, quindi mi piacciono molto di più, quindi quelli sì, ve li straconsiglio. Allora, poi un altro prodotto che ha terminato mia madre, perché lei mi aiuta anche a fare la PSP dei prodotti che ormai ho tralasciato, è anche lo shampoo dei Provenzali, quello all'olio extra nidrino. Volevo dire che a me, come ho già detto nei video precedenti, aveva provocato tantissima forfora, è per questo che l'avevo abbandonata. Invece lei assolutamente nulla. Quindi non so che dirvi, magari dipende ovviamente dal capello. Io sicuramente non lo ricomprerò più. E appunto lei, sono felice perché lei appunto lo ha terminato e così appunto non ho dovuto buttare il prodotto. Allora, questi sono tutti i prodotti terminati. Saluto Vale perché anche se lei non lo farà ogni mese, per me appunto non cerco il problema di restare alla collaborazione e mi fa assolutamente piacere. Saluto le altre e se ho dimenticato di dire qualcosa e magari siete curiose ditemi pure, non c'è assolutamente problema. Un bacio a tutti e a tutte, ciao!